Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo un video tag. Come vi avevo anticipato un po' di tempo fa, voglio riportare sul mio canale i video tag, anche se vanno meno di moda, perché secondo me è un momento per stare 10 minuti insieme, per conoscersi meglio, perché comunque rispondendo alle domande si ha l'occasione anche di raccontare qualcosa di sé, e sono anche dei video che faccio volentieri, quindi seguono la mia filosofia di vita, ossia fai quello che ti piace perché la vita è troppo breve per perdere tempo a fare ciò che non piace, almeno nel tempo libero, quando non ci sono obblighi lavorativi o cose particolari, cerco di fare quello che mi piace naturalmente. Detto questo, cominciamo con il tag che si intitola Di che colore sei? La prima domanda: quali colori ti attirano di più? A me i colori piacciono quasi tutti quando collocati ognuno nel giusto contesto, però quelli che mi attirano di più sono sicuramente il rosso, il fucsia e il giallo. Sono colori che mi saltano proprio all'occhio, quando ci sono li noto subito. E quindi sicuramente questi tre. Non vi so dire il motivo per cui questi tre colori mi attirano più di altri, però nel tempo, nell'esperienza di vita, diciamo così, ho notato che sono questi. Vado avanti con la seconda domanda. Ti senti più a tuo agio quando indossi colori vivaci e audaci o quando indossi colori neutri? Dipende dal capo d'abbigliamento e dal contesto nel quale mi trovo. Se si tratta di un contesto informale, allegro, magari in una stagione estiva, quando sono in vacanza e comunque quando non devo fare niente di formale, sicuramente mi sento più a mio agio con colori vivaci, audaci, anche un po' variopinti. Se mi trovo in un contesto invece un po' più formale, in una situazione comunque di un certo tipo, sono più a mio agio con i colori neutri, ma questo non significa che debbano essere spenti. Possono essere colori neutri con un tono comunque di luce, quindi senza andare a spegnere troppo. In ogni caso, la risposta è dipende dal contesto. Terza domanda: quando scegli i colori per l'abbigliamento e gli accessori, su cosa ti basi? Come dicevo prima, mi baso sicuramente sul contesto nel quale li devo indossare, ma soprattutto io cerco di abbinare dei colori che stiano bene tra loro, ma che stiano anche bene con il colore dei miei capelli, perché con questo rosso non tutti i colori stanno bene, quindi ci sono delle cose che io posso indossare e che magari valorizzano, e altre cose che con questo colore di capelli stanno male, ad esempio il rosa. Il rosa con i miei capelli rossi a me non sta bene, o almeno a me non piace, mettiamola così. E poi cerco ovviamente di fare degli abbinamenti tra i diversi colori in modo da rendere tutto valorizzato e non svalorizzato. Ad esempio, io non indosso il blu scuro con il nero, quindi il blu notte con il nero perché a me non piace. Con il nero mi piace di più il blu elettrico o l'azzurro. Poi non indosso nero e marrone perché secondo me insieme non stanno bene. Rosso e rosa lo so che è stato sdoganato e che adesso lo mettono tutti, però a me sinceramente non piace come abbinamento e quindi non lo metto. Questo tanto per farvi capire su che cosa mi baso, però vado abbastanza a occhio, non è che segua delle regole specifiche. Quarta domanda: qual è il tuo colore preferito per l'abbigliamento, il tuo colore preferito per l'arredamento, per l'automobile e per gli oggetti personali? Mi fa piacere che ci sia questa domanda così scomposta, perché a volte si chiede il colore preferito senza specificare e io ogni volta devo fare le varie distinzioni perché io non ho un colore preferito che va bene per tutto, ho un colore preferito per ogni settore, quindi va benissimo questa domanda. Partiamo dall'abbigliamento. Sinceramente a me nell'abbigliamento piace molto il nero perché secondo me è elegante, quindi è un colore che nell'abbigliamento io indosso molto volentieri. Però non amo solo il nero, ma anche il verde scuro perché sta bene con i capelli rossi, quindi da quando mi sono tinta i capelli di rosso ho rivalutato moltissimo il verde e lo indosso molto volentieri. Poi mi piace anche indossare dei capi d'abbigliamento in fantasia, quindi che non abbiano un solo colore, ma diversi colori. Mi piace molto anche l'azzurro, però mi piacciono anche colori un po' più audaci, come ad esempio il giallo, l'arancione. Ovviamente devono essere colori che poi stiano bene
su di me e che valorizzino comunque, però diciamo che in generale vi posso dare questa gamma di colori e vi posso dire che proverei comunque ad indossare capi d'abbigliamento di questi colori per vedere se su di me hanno un buon effetto oppure no. Poi la domanda chiedeva nell'arredamento. Nell'arredamento mi piacciono i colori caldi, ad esempio il rosso, l'arancione, il giallo, anche se adesso sinceramente in casa mia c'è un po' di tutto perché dovremmo proprio deciderci a metterla a posto e a rifarla in un modo completamente diverso. Quindi diciamo che sono saltati tutti gli schemi che potevano saltare, però potendo scegliere comunque a me piacciono questi colori quando si tratta di arredamento. Vado avanti perché c'è il colore dell'automobile rosso. A me piacciono le automobili rosse e finalmente quest'anno, nel 2024, sono riuscita ad avere una macchina rossa perché abbiamo acquistato la macchina nuova e l'abbiamo presa rossa. Quindi finalmente il mio sogno della macchina rossa si è avverato. Vado avanti con l'altra categoria che è oggetti personali. Se si tratta di oggetti personali che possono essere anche un po' simpatici, un po' sbarazzini, come ad esempio una penna, un temperino, un astuccio, un quaderno, cose di questo genere, mi piace il rosa. Lo so che il rosa è un colore che non è amato da tutte le donne, però a me piace, sinceramente mi piace, quindi se devo comprarmi una penna, un temperino, un astuccio, una cosa di questo genere, io magari la scelgo rosa. Ma non solo, se devo scegliere un portachiavi, una cosa di questo genere, magari anche in quel caso lo scelgo rosa. Poi naturalmente dipende da tante cose, da tanti fattori, però devo dire che rosa è un colore che a me piace. Se io devo scegliere dei fiori o una pianta, è molto probabile che vada a sceglierla con il fiore rosa. Infatti avevo comprato quest'autunno una piantina grassa che aveva tutti i fiori e avevo scelto quella rosa. C'erano tanti colori diversi. Ma io mi ero orientata su quello. Vado avanti con la quinta domanda. Quale colore ti suscita serenità e quale invece ti suscita turbamento? Un colore può suscitarmi turbamento o serenità in base a dove lo abbiamo collocato e cosa sto osservando. Quindi un conto è osservare magari un quadro che ha una gamma di colori di un certo tipo, un conto magari è osservare un oggetto d'arredamento, quindi dipende. Però volendo generalizzare vi posso dire che un colore che mi suscita serenità è sicuramente l'azzurro, perché mi ricorda il mare, il cielo, quindi sicuramente un contesto di relax. Ma anche il rosa a me suscita serenità, ve ne parlavo prima, se devo scegliere qualcosa di particolare, magari io lo scelgo rosa, perché comunque è un colore che mi dà serenità, un colore che mi piace, un colore che si sposa bene con il mio modo di essere. Invece un colore che mi suscita turbamento, ovviamente, ripeto, dipende dal contesto e da cosa sto osservando, però è il marrone troppo scuro, il blu troppo scuro, il grigio, se è un grigio comunque non brillante, quindi un grigio diciamo spento e non un grigio argento, sono colori che collocati soprattutto in determinati contesti possono suscitarmi turbamento. Vado avanti con la prossima domanda. Se dovessi essere circondato da un unico colore per un giorno intero, quale sceglieresti e perché? In base a quello che ho detto prima, unisco i due colori, quindi sceglierei un cielo azzurro con qualche sfumatura di rosa, quindi magari qualche piccola nuvoletta rosa. Sapete che quando c'è un tramonto particolare, la nuvola può assumere un leggero colore rosa. Però diciamo che sceglierei la dominanza del cielo azzurro con qualche piccola sfumatura rosa. Potrei essere circondata per un giorno intero da un colore del genere e sicuramente sentirmi a mio agio. Vado avanti con la prossima domanda. La tua preferenza per certi colori è cambiata nel tempo oppure è rimasta costante? Domanda interessante, perché è cambiata nel tempo? I colori di cui vi ho parlato adesso non sono i colori che io avrei scelto 20 anni fa. Quindi vi posso dire che quando avevo 20-25 anni, quindi circa 20 anni fa, perché adesso ne ho 45, avrei scelto dei colori diversi.
e anche in quel caso li avrei sicuramente collocati in contesti diversi, perché anche 20 anni fa non avevo comunque un unico colore preferito, però avevo dei colori preferiti nei vari contesti. Sicuramente non c'era il verde e non c'era il rosa, perché io ho cominciato ad apprezzare questi due colori andando avanti nel tempo. Quello del rosa è sicuramente un elemento che si può collocare in una delle mie tante stranezze, perché quando ero molto più giovane, quindi avevo un'età che forse poteva essere anche più compatibile con il rosa, non mi piaceva o comunque non lo sceglievo come colore preferito. Invece, adesso che sto andando avanti con l'età e quindi diciamo che sto invecchiando, tra virgolette, nel senso che 45 anni sicuramente non posso essere definita vecchia in senso assoluto e oggettivo, però comunque vado verso la vecchiaia, non vado verso la giovinezza. E nonostante questo apprezzo molto il rosa. Il verde prima non mi piaceva assolutamente, invece da quando mi sono tinta i capelli ho iniziato ad apprezzarlo e quindi scelgo anche elementi di colore verde. Sicuramente questi due sono quelli più eclatanti, ma magari ci sono anche altri colori, anche altre sfumature che ho imparato ad apprezzare nel tempo o che viceversa, con il tempo che passa, hanno smesso di intrigarmi, diciamo così. Vado avanti con la prossima domanda. Il colore dei tuoi capelli ti piace o vorresti cambiarlo? Il colore dei miei capelli, come sono adesso, quindi tinti di rosso acceso, mi piacciono. Ci sono arrivata nel tempo, avevo anche fatto un video in cui vi ho proprio raccontato tutta la storia del colore dei miei capelli, se mi ricordo magari ve lo lascio nelle schede oppure in info box, ma per ottenere il colore che mi piace, diciamo che ci ho messo un po'. Il colore naturale invece dei miei capelli mi piaceva quando ero più giovane perché avevo un castano con i riflessi ramati e mi piaceva tantissimo. Adesso, andando avanti con l'età, il mio colore naturale di capelli è cambiato. Adesso sono molto più scuri e ci sono anche dei capelli bianchi. Quindi diciamo che no, il mio colore di capelli naturale attuale non mi piace. Infatti li tingo. Vado avanti con la prossima domanda. La tua scelta riguardo ai colori è influenzata da qualcosa di particolare? Sì, come dicevo prima, innanzitutto scelgo colori che secondo il mio punto di vista mi valorizzano, quindi colori che mi piace vedere indossati. Invece, per quello che riguarda i colori, quando non si tratta di abbigliamento, quindi di tutto il resto, la mia scelta è comunque influenzata dal contesto, dall'oggetto del quale stiamo parlando, perché comunque i colori non stanno bene in qualsiasi contesto e su qualsiasi cosa. Dipende da quello che io devo scegliere, quindi se si tratta di un'opera d'arte, se si tratta di un oggetto, se si tratta di un articolo di cancelleria, se si tratta di un mobile che devo mettermi dentro casa, ovviamente le scelte cambiano e di solito quello che io considero è come starebbe questo colore su questo tipo di oggetto in quel determinato contesto. Quindi diciamo che vado molto a sensazione. Quel colore deve suscitarmi qualcosa di positivo, mi deve piacere su quell'oggetto in quel determinato contesto, deve esserci comunque un mix di elementi che mi suscitano una sorta di benessere, altrimenti è difficile che io lo scelga. Ultima domanda, tu di che colore sei? Domanda molto interessante perché io non sono assolutamente di un colore unico, io ho tantissime sfumature diverse, quindi sono di tanti colori diversi, con tante sfumature che cambiano l'intensità in base al contesto, in base alle persone con le quali mi trovo, in base al periodo della mia vita, perché magari ci sono momenti più felici e momenti magari un pochino meno entusiasmanti, diciamo così, e quindi i miei colori sono diversi, cambiano soprattutto l'intensità, però ci sono anche delle situazioni in cui posso avere un unico colore senza sfumature e si tratta soprattutto di scelte che io considero sbagliate, dannose, comunque scelte che per la mia vita non voglio compiere. E quindi in quel caso non ho tante sfumature, sono cose molto specifiche. Ad esempio, uno sport estremo
Io non lo farei mai. Ovviamente c'è chi lo fa e non sto giudicando, ci mancherebbe altro, ognuno fa quello che vuole. Però io uno sport estremo non lo farei perché lo considero pericoloso e non ho tante sfumature in questo caso. Non lo voglio fare, punto e basta. Però è un esempio, poi ci sono altre scelte che considero sbagliate e che quindi non compio al di là delle sfumature che ci possono essere. Però a parte qualche caso particolare, posso dire di avere tante sfumature diverse. Questa era l'ultima domanda del tag, io spero di avervi tenuto compagnia. Naturalmente, se volete replicarlo, siete liberissimi di farlo, anzi, magari fatemelo sapere così verrò a vedere il video sul vostro canale. Io, come sempre, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.